siamo ad un passo dal vedere nei nostri mari una scena simile, perlomeno dal punto di vista dei mezzi. Sul personale non sindacchiamo, eppure non si muove foglia, o sarebbe il caso di dire calma piatta nei nostri mari. Paragoni con la famosa serie televisiva americana Baywatch a parte, quelle famose, moderne e utili idromoto o moto d'acqua, come dir si voglia, sono già a disposizione della regione Puglia. Il motivo dell'acquisto è sacrosanto. Assieme a 3 idroambulanze sono state acquistate dall'assessorato alla sanità per il soccorso in mare o comunque il trasporto di bagnanti in difficoltà. L'acquisto è avvenuto a luglio di un anno fa. La gara espletata era a ribasso e i mezzi acquistati, con un valore di mercato pari a 10-15 mila euro ciascuno, sono stati 10. Ben 10 moto d'acqua. Una flotta ben fornita dunque. E sì, lo è. Ma se fossero state usate almeno una volta ci renderemmo ancora più conto del potenziale che hanno. E invece guardate queste foto. Questi potenti mezzi da 3 cilindri che arrivano a sfiorare 150 km orari giacciono ancora imballati, dopo un anno, nei magazzini della Protezione Civile regionale a Bari. La regione ha anche organizzato 9 corsi di formazione per guidarle, ma tutto tace anche da questo fronte. Le domande che verrebbero spontanee sono più d'una. Perché 10 e tutte a Bari? Perché sono ancora imballate? In un anno in cui sono state ferme in un magazzino, non si deteriorano? Perché non revisionarle costantemente e comunque non dotare ogni provincia di un idromoto, così che possa anche costituire un mezzo di controllo delle nostre coste e non solo di soccorso? La risposta per ora giace abbandonata assieme alle 10 moto d'acqua nel magazzino e il sogno di vedere scene del genere si allontana.